La Miana Italo Mila pone in forte rapporto questo inabitare di Dio nell'anima in grazia col grande mistero eucaristico. Però ci viene anche incontro, quasi a mo' di consolazione, proprio per dire: certo, riceviamo l'Eucaristia ed è fondamentale, è il cuore di tutto, ma anche quando questa Eucaristia sia ormai consumata in noi, la presenza della Trinità non viene meno e permette che quella comunione intensa con l'umanità del Cristo si possa prolungare proprio nella profondità del mistero di quella presenza umana e divina del Signore Gesù che manifesta il Padre e lo Spirito Santo. Ascoltiamo un suo scritto. Le anime imparano a ricordare che se nella Santissima Eucaristia possono attingere dal lume stesso del Verbo incarnato i tesori divini, cessata la grazia della presenza fisica del Cristo in loro, continua per esse la perenne unione col Padre, il Figlio e lo Spirito Santo, unione di cui solo il peccato grave può privarle. Il Signore non appare più lontano o quasi irraggiungibile, ma sempre presente nell'anima, in intimità piena d'amore, e questa consapevolezza è luce, incitamento, sostegno, conforto, soprattutto quando circostanze esteriori intervengono a privare dolorosamente le anime della presenza e dell'unione eucaristica. Ecco, è proprio ciò che è avvenuto in questi giorni, che non abbiamo potuto partecipare insieme alla celebrazione dell'Eucaristia. Ebbene, la presenza di Dio non è venuta meno, non è quella eucaristica, non è quella della umanità del Cristo presente nel sacramento, ma è quella della divinità presente nell'anima in grazia. Accogliamola questa verità, sarà di conforto e ci accompagnerà sempre, ora e nel futuro della nostra esistenza.